Ciao a tutti, siamo pronti per riaprire le nostre porte, abbiamo preparato i nostri locali, preparato tutto quello che servirà per farvi allenare in sicurezza e adesso vi illustrerò in questo video e in altri le regole fondamentali. Non sono tante, qualcosa è cambiato, qualcosa è rimasto come era prima, basterà abituarsi, basterà portare un pochino di attenzione. Mi raccomando, chiediamo anche la vostra collaborazione in questo. Il nostro staff è già preparato per aiutarvi, anche per guidarvi in questo percorso. Adesso vi illustro un attimino già all'ingresso cosa ci sarà da fare. Intanto, se avete delle infezioni respiratorie o comunque avete raffreddore, tosse o la febbre, non dovete venire in palestra. Noi comunque, per un maggiore controllo e sicurezza di tutti, all'ingresso vi proveremo la febbre col termoscanner. E vi faremo firmare la prima volta un'autocertificazione dove dovrete dichiarare che non siete ammalati e che non siete entrati, se non siete stati in contatto con altre persone ammalate nel breve periodo. Ci sarà tutto scritto. Dovrete sempre mantenere la distanza di almeno 1 metro in tutti gli spostamenti e dovrete avere la mascherina. Vi dovrete presentare già con la mascherina. Chi non ha la mascherina non può girare per la palestra, chiaramente. Durante lo sforzo fisico la mascherina non è obbligatoria perché la distanza interpersonale aumenta a 2 metri. Per quanto riguarda, diciamo, la prima norma che è fondamentale in tutta la permanenza è lavatevi spesso le mani o igienizzatele col gel che vi abbiamo messo a disposizione ovunque. Quando entrerete troverete una colonnina con uno schermo che vi illustra le principali, diciamo, norme igieniche e tutte le principali norme di comportamento e regolamenti. Saranno esposte anche in bacheca e le troverete esposte in ogni locale della palestra. Ogni spogliatoio, ogni ambiente, ogni sala corsi, ci saranno tutte le istruzioni chiare in modo tale che non ci siano dubbi e voi possiate lavorare in sicurezza. Lavorare voi, allenarvi voi e far lavorare chiaramente lo staff, che è anche quella la mia priorità, che stia bene in salute. Ok, e niente, vi aspetto, tutto lo staff vi aspetta per allenarci, per riprendere, per ripartire in sicurezza.